passiamo infine allo sport con un servizio speciale di Ivano Maiorella da Castelfranco Emilia in provincia di Modena sui mondiali antirazzisti organizzati dalla WISP. 5.000 giovani da tutta Europa, 170 squadre di calcio e altre 60 tra basket, pallavolo e rugby. Questi sono i numeri dei mondiali antirazzisti 2015 organizzati dalla WISP a Castelfranco Emilia in provincia di Modena. Si conclude domenica 5 luglio con questo messaggio che ha sintetizzato il presidente nazionale WISP Vincenzo Manco. Dai mondiali antirazzisti, WISP lancia un messaggio di distensione e di accoglienza sul tema dei migranti alla società politica. Attraverso lo sport vogliamo costruire e non distruggere. C'è bisogno di cazzuole e non di ruspe. Ospite è stato Damiano Tommasi, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, che è sceso in campo contro, si fa per dire, una squadra femminile. Da Castelfranco Emilia, Ivano Maiorella.